tanta soddisfazione, intanto per questa bellissima conferenza stampa alla quale ha partecipato anche Socimezza del prefetto, e ringrazio sempre insomma la presentazione di questo evento, un evento che sposa sia lo sano sport, uno sport che unisce in questo caso tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, ma anche la solidarietà che mai come in questo momento risulta essere davvero molto importante. Quindi due componenti davvero belle, il trofeo peraltro nella sua componente solidaristica non ha avuto fermi, invece per quello che riguarda lo sport c'è tanta soddisfazione perché quest'anno si riprende dopo un anno di stop dovuto al Covid, quindi ci sono tutti i presupposti per una bella manifestazione, ma soprattutto c'è tanta gioia per un evento che riprende in tutta la sua interezza e che dà un significativo segnale, insomma, quello della sinergia tra le forze dell'ordine e quello legato al grande cuore che hanno i nostri concittadini e cittadini di tutta la provincia. L'importanza era far ripartire questo torneo perché così riusciamo ad incrementare ancora di più la solidarietà. Il torneo inizia domani, la prima partita alle ore 17 al Palaroma e poi seguirà la seconda partita alle 17.30. Le altre date sono 8 marzo, 15 marzo e poi il 27 marzo, domenica, ci saranno le finali.